Ok, cioè ignorate il casino dietro. Però vabbè, niente. Manca un mese. No, anzi, un poco meno di un mese all'intervento. E in realtà quando vedrete questo video penso che mancherà molto poco, tipo una settimana. Però al momento manca poco meno di un mese. Sono un po' agitata. E nulla, ve lo dico perché oggi devo andare a fare una delle commissioni, delle cose in preparazione, perché devo andare dal medico a farmi fare, insomma, tutti i certificati, cose, eccetera, eccetera, che servono per il ricovero. Ed è una di quelle cose da persone adulte, no? Che non vorresti mai fare, però me tocca. Però poi dopo vado a pranzo con la Bea. Ciao Bea. Questo specchio è veramente tremendo. Così. E niente, quindi colgo l'occasione per mettermi qualcosa in faccia. Da poco ho comprato questo qua, che è il fondotinta di Rare Beauty. Mi aspettavo grandi cose, Selena Gomez. Non mi piace per niente. La prima volta che l'ho messo sembrava una figata e ho detto wow, pazzesco, bellissimo. Poi no, poi ho capito che no. Ma ammetto che è stata colpa mia perché ormai non sono più abituata ad usare effettivamente i fondotinta perché sono passata a le tinte, com'è che si chiamano? Tinted moisturizer, il crema idratante colorata, ok? Insomma, usavo quella di Colourpop. L'unica roba di Colourpop è che ci mette veramente troppo tempo ad arrivare e quindi ho detto non posso. Cerchiamo un'alternativa e vedendo un po' in giro tutti dicevano che è un fondotinta molto leggero, effetto supernaturale, bla bla bla. Non è vero, cioè si vede che ce l'avete addosso, ma come è normale che sia come un fondotinta. Però a me non piace più sto effetto, cioè non mi ci vedo più e quindi e qua l'ho comprato perché faccio ste cagate. Però a questo punto voglio provare appunto il tinted moisturizer perché è uscito, cioè è uscito letteralmente una settimana dopo che ho comprato questo e infatti mi stavo maledicendo. Se l'avete provato, fatemi sapere. Oppure fatemi sapere come poter utilizzare in qualche modo questo qua. Perché ho pensato, magari lo posso usare come correttore. Il punto è che di solito come correttore uso sempre questo qua di Colourpop, che è molto sheer. Cioè, non è molto evidente. Questo invece sì, perché è un po' più pesante come, no, come roba. Perché compro cose e poi me ne pento? Perché? Oddio, tra l'altro saranno delle settimane secondo me molto belle e ne sto approfittando per fare un sacco di cose carine prima del ricovero. Infatti, vabbè, sono andata a Montepulciano, poi ci sono in questi giorni o gli ultimi giorni in accademia, quindi penso faremo, non lo so, una cena, un aperitivo con tutti quanti. E il mio coinquilino ha prenotato un van per il prossimo weekend. Quindi penso faremo una notte in un van sul lago. Non ho ben capito come funziona. Però è tipo, cioè se seguite quei video su YouTube, van life, cose del genere, sapete no cosa intendo. Praticamente sono delle persone che hanno dei furgoncini, dei camioncini, dei van appunto, che ristrutturano completamente e li fanno tutti carini, tutti aesthetic, yeah, per poterci vivere dentro e quindi vivere on the road. Ed è una cosa molto figa in realtà, che non farei mai perché, vabbè, perché è scomodo prima di tutto, ma poi perché avrei un sacco paura di queste cose. Poi non so se seguite il true crime, se sapete sapete, e quindi mamma mi metterebbe un'ansia assurda. Però ecco, per una notte secondo me è molto figo. E poi io non sono nemmeno troppo abituata ad andare al lago, ma è una cosa che mi piace tanto. Beh, ovviamente io in estate, per me l'estate è andare al mare, essendo sarda, però ho scoperto che montagna, lago sono invece un sacco più il mio mood, soprattutto d'agosto, perché in agosto in Sardegna è un inferno, c'è troppa gente, c'è troppo caldo, non ti godi nulla. E invece andare, non lo so, a fare non i trekking, ma le passeggiate, le cose un po' più, no, un po' più scialle, mi piace molto. Poi hanno degli orari un po' come i miei, proprio da anziano, ceni alle 7.
paradiso. E niente, comunque nulla, adesso insomma finisco di sistemarmi, poi vado dal medico e poi andiamo a pranzo con Bea. Probabilmente andremo in Paolo Sarpi ed è da una vita che non vado in Paolo Sarpi ed è una delle mie zone preferite di Milano, quindi sono molto gasata. Ok, alla fine in realtà mi sono messa solo il lucidalabbra e il correttore delle occhiaie. Ma perché fa troppo caldo? Se poi mi metto tutto quanto, sudo e non è bello. Comunque niente, mi sono anche vestita. La stavo preparando la mia solita cartellina con tutte le cose. Se siete persone che fanno tante visite, hanno fatto tante visite, stanno dietro a ste robe non bellissime, capite di cosa parlo. Cioè, avete presente, no? Che ogni volta che devo andare da qualche parte, sbam, ermalloppone così. Eccomi! Signorina, ha tutta la documentazione? Ecco qua. Ovviamente la mia cartellina è rosa, ma so che non avevate dubbi su questo. Sono andata dal medico, ho fatto tutto. Yay. E ora raggiungo Bea. Carino. No, ma guardano tutti i personaggi. Ok, ho deciso di prendere questi. Stiamo procedendo all'assaggio del coso. Molto Sei tipico pronta? l'odore. Io cerco di andare nel centro. Nel centro, tutti e due Sì, i gusti? oppure uno è Non lo so. uno Beh, dai, prima tutti e due. e uno. Ok, oddio, stranissimo. Sa di marshmallow, tipo. No. Sai, i drink quelli orientali all'uva? Un po'. Però ha un sapore familiare, secondo me. Sono molto strani. Ma. Sa un po' di medicina. È vero, sa un po' di medicina. Però, cioè, tutto sommato io li Ah, su promuovo. perché? Ci sta. Però uno. Esatto, un snacchino Sì. veloce. Cioè, non li mangerei tutto il pacco. No. Ecco, sai qual è il retro gusto? Il zucchero filato. No. No. Dolcificante. Hai ragione. Sai il dolcificante in gocce? È vero. Sa un sacco di. What the fuck? Perché? 16 paranoia filled days later. Buongiorno. Allora, stamattina devo andare dal dentista perché mi serve anche lì un certificato sempre per il ricovero. Ormai in queste settimane non sto facendo altro. Al momento, quanto manca? Una ventina di giorni all'operazione. Sto iniziando piano piano a realizzare la cosa e ho una paura fottuta. Però in realtà questo weekend me lo voglio prendere molto, molto sciallo e non pensarci troppo perché sì, stamattina vado a fare questo certificato, ma subito dopo partiamo perché andiamo al lago. E niente, sono molto gasata per questa cosa, anche se ho un po' paura, non lo so, non lo so. Beh, un'ottima giornata per andare al lago. Fantastico! L'unico lato positivo che riesco a trovare è che fa molto twilight e quindi inevitabilmente sono felice. Però, raga, è partita questa canzone. Mi fa molto ridere. Vabbè. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo entrati. Tra l'altro è super carino. Molto Pinterest. Vabbè, qua c'è l'ingresso. Questo è molto carino. Questa tendina. Qua in teoria, ecco, sì, esatto, ci dovrebbe essere la cucina. E sopra ci sono tipo queste spezie qua. Molto cute. Ah, e poi ecco questa cosa che subito mi ha conquistato è che in tutto il van ci sono le lucine. Questa che. Qua che si possono accendere, esatto. Ok. E sono riuscita ad accendere le lucine. Questo qua.
cute. Abbiamo già fatto un bordello qua sotto. Mannaggia, mi dispiace. Ma piove, cioè. No, infatti, vabbè. Che figo però, eh? Sì, è super cosy. Più. Ah no, il bagno. Il bagno. Ok, sarà interessante questa situazione. Finisce tutto qui. Non apriamo, non voglio sapere. Ah sì, c'è il frigo, è qua. Però freddo. Questo è molto buono. Immancabile, focaccine dell'Esselunga. Per due. Ah, questo è il caffè. Era indispensabile ovviamente la moka. Certo. No? Cioè io mi sono portata il tè in bustina. Ecco, cioè ho rinunciato al tè normale per il tè in bustina. E poi qua abbiamo chi si porta dietro la moka e il caffè macinato. Continua a piovere, ci siamo comunque avventurati. E niente, ora stiamo facendo un giro nel paesino vicino. È molto carino in realtà e fa un sacco di ripotte. No, cioè a me ricorda un botto. Però poi ci sono le palme e quindi finisce tutta la magia. C'è un cane! Ciao! Dio, dove siamo? C'è un gatto! Mi è perso. Un ale. No, capitano, vabbè. Che robe. Non vedo qua, non vedo. Beh, allora sto pensando di direttamente dentro. Bello, eh? Stavamo cenando e ad un certo punto è saltata la luce e ci sono di là delle lampadine che vanno così. Allora io ho appena finito di vedere Stranger Things. Quindi... Back, is that you? Mi sto preoccupando. Ciao Anna. Ciao Anna. The next morning.